comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio e forza Napoli! Finalmente, finalmente, eccolo qua! Eccolo qua! Vai Cookie, vai! Vai Cookie, falle mettere paura! Grande, grande, grande acquisto! Mo gli fa mettere paura, Cookie! Cucù, Kiki! Mo gli fa mettere paura, visto? Bel! Grande colpo dei Napoli! Mo aiù, mo aiù, aspettiamo James. Chissà, verrà? Non verrà? Chi lo sa? Io dico che verrà. Poi, per carità, dice una tanta stronzata, là, te ne posso dice pure io. Quindi è tollerabile. Le dicono, le stronzate lo dicono le persone giustamente qualificate, i giornalisti. Ma io sono uno terra terra, non ne posso dire. Io dico che James Rodriguez per me è del Napoli. Lo sto dicendo da due mesi, perché Santino Guerra si sta portando da due mesi. Però il caso Icardi, lasciatemelo dire, voglio. Ma questo video sicuramente sarà bloccato per la monetizzazione. Ma maggiorisci. Icardi, te la posso dire una cosa? Una, semplice. Ma tu c'è rotto, veramente, Icardi. Vuoi venire? Stai aspettando, vuoi venire? Non vuoi venire? Vai vedere la casa. Oh, ma tu hai capito? Qua a Napoli chi è atterrato? Hai capito qua a Napoli chi è atterrato? Chi alla fine a te non ti può nemmeno vedere. Sto parlando del dio del calcio. Sono venuti i migliori calciatori qua. Partendo dal dio del calcio, sono passati i miglior calciatori e tu ti fai pure attendere. Why you? Ma inza può piacere, ma veramente stai facendo? Ma chi bip ti credi di essere tu a che lato, tua moglie là? Ma chi bip ti credi di essere? Allora, punto primo, io se sarei il presidente del Napoli, già a priori, ma chi uli trovi? Ma chi sarei pure un grande calciatore in area di rigore, ok? Ma già sto fatto che tu, già adesso, stai facendo tanti vomiti, tanta vomaca, come si dice a Napoli, già tu a priori stando cesso tu e là. Io sono convinto che Icardi a Napoli non viene, per me va alla Juve. Poi se viene, per carità, l'ho detto pure ai miei amici, ho detto, se viene, io non è che sarei tanto entusiasmo come adesso con l'arrivo di Lozano. Cookie, avete visto? Cookie è uguale, perciò vado a mettere paura. Mo adesso, se verresti a Napoli, io non è che sarei tanto entusiasmo, però per farti volere bene da questi che non sono tanto entusiasti del tuo arrivo, se arriveresti a Napoli, guadagnati la pagnotta e falom, non falom mi quello che stai facendo. Questo è il discorso. Perciò, se vieni, te la devi guadagnare la mia stima, la stima di tanti tifosi che a te a Napoli non vogliono. Molti ti vogliono, ma io sono convinto che se tu vieni a Napoli rompi questo giocattolo. Perché noi a Napoli già ci abbiamo uno un po'. Allora, mo vi faccio un esempio. Abbiamo il nostro Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne è napoletano. Ma mi metto nei panni di Lorenzo Insigne. Voi sapete, vado sempre contro a lui.
Però mi metto nei panni di Lorenzo Insigne. Tu già adesso stai facendo tanti vomiti. E poi un'altra cosa, io lo scarto, non lo voglio fare della Juve, stai aspettando la Juve. E se fosse presidente, spiettalo, che fa muffa. Ma vi faccio un esempio pratico. Io sarei nei panni di Insigne. Arriva un pisciatore chiste, arriva, e vorrebbe fare come ha fatto nell'Inter. Io, a casa mia, se permetti, se non lo faccio io, il Gradas, tu è Fuces, quindi per me, Insigne, con i card, si romperebbe papà lo spogliatoio proprio. Quindi per me non viene, per me i card non viene. Si parla di Llorente, si parla. Però se viene Llorente, l'ho detto pure a un altro mio amico, deve rimanere Milik. Allora sì, ma se facciamo che Milik andrà via e viene Llorente, non abbiamo concluso assolutamente nulla, nulla. Ci devono stare due torri là davanti, due, che quando in determinate circostanze di partita possono stare due attaccanti di peso alti, con gli esterni che fanno la differenza e crossano palloni a cin, e con le due torri che possono fare la differenza. Se tu mi togli a Milik e mi rimane solo a Llorente, che non te li garantisce 20 gol a stagione, non so dove ci abbiamo guadagnato. Questo è il discorso. Quindi se io ai Cardi lo scarterei a priori, ve l'ho detto, per me si romperà il giocattolo se viene Cardi. Spero di no. Anzi, spero che mi, se viene Icardi, spero che mi smentisca subito, subito, che farà la persona per bene, si comporterà bene, spero, ma lo spero perché voglio essere pure criticato su questo, perché voglio il bene del Napoli. Io spero che, se viene Icardi, mi smentisce su questa cosa. Però io a volte, no, molto spesso guardo sempre all'orizzonte, vedo già il guaio che sta per arrivare. Spero che mi sbaglio e spero che verrò criticato su questa cosa, ma veramente lo spero, perché voglio il bene solo ed esclusivamente del mio Napoli. Per questo spero questa cosa qua. Ritornando a Lozano, abbiamo preso un grandissimo calciatore, spero che si adatti subito al calcio italiano, eccetera. Bel calciatore, rapido, veloce, è uno che la porta, la vede facilmente. Se vogliamo valutare tra Lozano e James Rodriguez, è vero che sono due ruoli un po' diversi, perché lui è più che gioca dietro la punta, però Lozano è un pochino più forte. Però se viene pure Rodriguez, voglio, cavolo, allora, se viene pure Rodriguez e viene Llorente, però rimane Milik, rimarrebbe Milik, allora voglio, veramente, io sinceramente l'Inter, la Fiorentina con Ribéry, comunque quest'anno sarà un grandissimo campionato, veramente. L'Inter la incomincio a temere un po', perché a parte Conte, come vi ho detto, non mi piace, perché ho schifo anche il parrucchino dopato, va bene, però c'ha la cazzimma, ha i giocatori pure più scarsi, li fa dare il 100%, perché dice o giochi oppure da sit, e questo mi piace di un allenatore. È venuto Lukaku, che io sinceramente mi piace, ma piace proprio assai, è duro, è tosto. Ovviamente l'Inter, comunque gli esterni, che a Lukaku ci devi dare sempre comunque gli assist, però comunque la temo un po'. Ma io sono sempre di suo parere qua, che se viene James, pure Lozano, e quell'altro attaccante, a me l'Inter ce l'è già sempre a targ, e sono proprio convinto. Lo dichiaro adesso, ma a me l'Inter ci legge sempre a tardi. Ma anche solo con Lozano, però comunque un attaccante ci vuole. Ma non finisce qua, per me non è solo Lozano. Per me, come ho detto, per me James viene nel Napoli.
Ma per carità, ho detto pure prima, dicono tante stronzate, professionisti con il patentino di dice stronzate, cioè giornaliste. Io che non sono nessuno, non la posso dire. Per me, James Rodríguez è un giocatore del Napoli. Lo dico un'altra volta. E poi l'attaccante, se non bene i capelli, i cardi ve l'ho detto. Ma fu cesso, per piacere, a Napoli deve venire con voglia. Ah, un'altra cosa, dico che non viene Icardi, molti di voi non lo sanno, però se non lo sapete, nel divorzio tra Wanda Nara e Maxi Lopez, nel divorzio c'è che i figli di Maxi Lopez devono andare obbligatoriamente alla scuola a Milano. E già questo vi deve far pensare perché vuole andare. Perché ora è uscito pure addirittura il Milan. È uscito il Milan. Vedete un po'. Se sentite pure il Milan. Perciò vuole andare a Torino. Perché Torino Milan è un'ora di macchina. L'unico jet personale, 5 minuti, va e viene. Napoli è più lunga. Ma vabbè, ma a prescindere questo. Però sul, diciamo, il divorzio c'è da scritto che i figli, per volontà del padre Maxi Lopez, i figli devono andare a Milano a scuola. E quindi sapete com'è? Questo non lo so se lo sapete. Visto e considerate che questa cosa è vera, e anche questo il fatto che loro, come ha fatto vedere la casa che si sta costruendo, sì, state là, state a Milano, non ti voglio, non ti voglio, perché per me rompi il giocattolo. E sul giocattolo cerchiamo di non farlo rompere. Rompiamola se lo vogliamo far rompere dopo scudetto. Sperando Dio e santo, tutti i santi in paradiso. Speriamo. Comunque sono contentissimo. È arrivato nato colpo. Manolas, Lozano, il centrocampista, che non mi ricordo nome. Babbo, comunque quello là, che è giovane pure, Tena Kazim, come si chiama, come Beppe si chiama, Kil, Elmas, mi è venuto un nome, tutti questi Beppe nome streuze, quindi stiamo incominciando, mo, il rush finale, sabato incomincia il campionato, non vedevo l'ora, non vedevo l'ora. Babbo, io mi vi saluto, scusate i chiacchi, mettete like, iscrivetevi al canale. Un bacione, sempre forza Napoli, che tutto riesce a munnezza e si chiude. Ecco Bippo, vuol dire che fa. Ciao, Vaiù, e forza Napoli. Sempre e comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.